Pantaleone Sergi, scrittore e giornalista per molti anni, inviato di Repubblica, è qui per presentare, fra i suoi molti libri, il primo romanzo, Liberandis Domini, un titolo, direi io, oscuro, se mi permetti, ma ovviamente ha una sua precisa identità, e ci spieghi brevemente che cos'è questo nuovo romanzo. Liberandis Domini intanto è un'invocazione popolare di aiuto, è una contrazione del latino libera nos domine, è quello che le donne che andavano in chiesa tanti anni fa dicevano: Signore salvaci da tutti i mali del mondo possibile. E in effetti è, diciamo, l'etichetta principale di questo libro, che si svolge in tragedie diverse che si svolgono in un comune molto strano. Per favore, per favore. In un paese inventato che è Mambrici, ma che potrebbe essere qualsiasi paese della Calabria a cavallo tra 800 e 900, un paese di cui non si conoscono le coordinate geografiche, ma che è facile quindi emotivamente ritrovare, perché tutti i paesi della Calabria erano così, un paese dove avvengono tante cose, dove c'è un socialismo nascente, una borghesia agraria decadente o sparente, se vogliamo, dove c'è una mafia incipiente, dove in pratica lo Stato si comporta allo stesso modo nella repressione contro i mafiosi e contro i socialisti, allo stesso modo. Quindi è la storia corale di questo paese che si svolge in un arco temporale che va dalla fine del 1900 a una data ben precisa, che è quella del terremoto del settembre 1905. Una storia con dentro tanti personaggi, tanti amori, tante situazioni belle, tante situazioni brutte. È un romanzo corale, un romanzo che non ha un protagonista in assoluto, anche se i protagonisti ci sono, che non ha una storia assoluta, anche se tante storie ci sono, che però sono riconducibili in una storia unica, che è quella del romanzo. E che quindi vengono fuori anche i mali antichi della Calabria, che già allora erano abbastanza evidenti. Direi che sono i mali storici della Calabria, perché quelli che erano all'epoca sono oggi. Questo libro, nella mia mente, fa parte di una quadrilogia che riguarda questo paese, questa Macondo calabrese, chiamiamola così per comodità, ma non perché ci sia il magico di Marquez. C'è il magismo calabrese, però con le magare, con tante gli unguenti, con tutte queste cose. Però voglio dire, è la storia di questo paese con i personaggi che si muovono all'interno del paese, che si svolge dalla fine del 1800 agli inizi del 1900. Federico rimase senza parole, colpito per la storia di Adelina e specialmente per la condizione degradata in cui viveva la massa anonima di Mambrici, che gli era veramente penosa. Allargò lo sguardo e si intenerì notando al ciglio della stradina un gruppetto di mocciose vestite di stracci, sedute sull'erba, che lanciavano in aria sassolini levigati e li riprendevano con destrezza col palmo della mano, nel gioco delle cinque pietruzze al quale anche lui da bambino si era dedicato. Più in là, alcuni maschietti invece gridavano «Drin, drin!» e giocavano alla cavallina. Prendendo la rincorsa si alternavano a saltare un compagno posto di traverso, in posizione prona. Altri loro coetanei, maschi, come succedeva di norma per tutti gli altri giochi di strada, più audaci, lanciavano pietre a distanza con una sorta di piccolo mangano da loro stessi costruito. In fondo alla ruga, seduto su una pietra morta accanto a un cirimindolo di 2 o 3 anni, con la faccia sporca e nudo dalla pancia in giù, che stava incantato ad ascoltarlo, un giovanotto con i riccioli d'oro e un pantalone sbrindellato che non copriva del tutto la foresta pelosa da cui spuntava il suo muccio, toccava una lira con la luna e cantava parole dedicate alle belle donne di Mambrici.
A Villanova non ci voglio andare, perché quando piove si formano pozzanghere e li sguazzano le anguille. A casa del mio c'è il corso centrale, ma se vuoi vedere le belle donne, vai alla Dorata e le vedrai. Buonasera a tutti. Il brano che abbiamo ascoltato ci introduce, grazie intanto alla voce narrante di Maria Rosa Ferraro, che ringraziamo ovviamente per la preziosa collaborazione, ci introduce, dicevo, in un piccolo paese, Mambrici, dove principalmente, anche se non esclusivamente, è ambientato il romanzo Il Pantaleone Sergio. Il romanzo dal suggestivo titolo Liberandis Domini. Un luogo, Mambrici, che è sospeso tra il fascino del mistero e la dura realtà di un piccolo paese, di una della periferia, una periferia qual è il Mezzogiorno. Siamo in un comune della Calabria Ulteriore Seconda, in un periodo storico che coincide tra la fine del 1800 e l'inizio del secolo scorso. La presenza dell'autore Pantaleone Sergi, che salutiamo e ringraziamo con viva riconoscenza, è motivo di orgoglio ovviamente per la Festa del Libro. Quest'anno è la seconda edizione di questa bellissima manifestazione, una manifestazione davvero edificante per la cittadina, che è promossa dall'amministrazione comunale col patrocinio di tanti altri enti, e amministrazione che qui è rappresentata, mi pare, al completo dal sindaco Scionzi, al vice sindaco, degli assessori. Quindi davvero una bellissima iniziativa questa che state curando, con, immagino, con grande sacrificio, e grazie anche al contributo delle varie associazioni, insomma, tra cui anche l'associazione ACME. Ora, la presenza di Pantaleone Sergi è ovviamente motivo di orgoglio per Taurianova, per questa manifestazione, ed è motivo di orgoglio anche per l'associazione Nuova Aracne, che per la sua presidente Lucia Ferraro, che con felice intuizione, devo dire, questo incontro con un autore così prestigioso ha voluto preparare e curare anche nei minimi particolari. E io sento di rivolgere un sentito ringraziamento, un affettuoso ringraziamento davvero alla professoressa Ferrara e ai soci di questa associazione Nuova Aracne, penso di cogliere più o meno il sentimento comune di tutti noi, per l'attività di promozione culturale che svolgono davvero con grande impegno, con grande passione, con gratuità per questa nostra città. Il romanzo di Pantaleone Sergi, che come dicevamo è ambientato prevalentemente in questo piccolo paese, in questo piccolo comune della Calabria Ulteriore Seconda, stimolerebbe la nostra curiosità, e sicuramente la stimola, se voi leggete il libro, a ricercare nella descrizione dei luoghi un riferimento utile per attribuire una precisa identità geografica a questo luogo. Ma vi posso assicurare che non è un'impresa scontata, al di là delle idee che noi possiamo farci, insomma, perché da quello che ho, diciamo, che ho percepito, il paese non si esaurisce in questo luogo geografico e neppure nel vissuto quotidiano e storico della sua popolazione, ma come avviene un po' nei migliori romanzi, è anche un luogo ideale dove nel quale l'autore fa più agevolmente muovere i propri personaggi, che in questo caso sono anche numerosi, rappresentano un po' tutto lo stato sociale, le varie fasce sociali di questo piccolo paese, e veicola attraverso questi personaggi, immagino, le proprie idee e la propria fantasia creativa. Se me lo consentite, ne parlavo adesso proprio con il dottore Pantaleone Sergi, suggerirei di non affaticarci nella ricerca di questo luogo geografico, potendo al limite valere quanto Sciascia scrisse nell'introduzione alle sue parrocchie di Regal Petra. È una piccolissima introduzione che mi permetto di suggerire come chiave di lettura di questo romanzo. Regal Petra, scriveva Sciascia, si capisce non esiste,
Ogni riferimento a fatti accaduti e a persone esistenti, e qui c'è l'ironia di Sciascia, è puramente casuale. Tra i personaggi che animano questo romanzo, un po' come avviene nei Promessi Sposi, no? C'è un personaggio particolare che è il popolo. E il popolo in questo caso, in questo brano che segue, è colto in un affresco di religiosità popolare che l'autore descrive, immagino, con una compiaciuta ironia. Passata la festa patronale, che era stata solenne come da tradizione, grazie all'intelligenza del comitato, confermò Don Florindo, il calore incendiava l'aria e i bambini sudaticci e chiassosi trovavano riparo allutrandosi a turno come maialetti nelle pozze d'acqua formatesi davanti alle tre fontanelle pubbliche. Federico, che ormai si era dedicato con impegno alla cura delle terre di famiglia, in quei giorni aveva forti preoccupazioni. Era fine agosto e lo scirocco stagnava pesante sulle colline di Mambrice nella piana dei Beccai. Non spirava un alito di vento fresco, nemmeno a pagarlo con monete d'oro. La terra era arida e i pascoli secchi, senza un filo d'erba. Un deserto si stava ingoiando i prati sfioriti e la bassa boscaglia. Da 100 giorni e passa, non era scesa una stizza d'acqua dal cielo e tutto rischiava di andare a male per l'asciugaggine. Sarebbero state necessarie, suggerì il sindaco, che si diceva, ricordiamolo, anche ingegnere, alcune canalette che, attingendo ai torrenti pur ridotti a rigagnoli, arringassero un po' d'acqua alle terre assetate, che faceva dolore vederle così afflitte. Ci volevano però tempo e soldi, e se non c'era il primo, era inutile pensare ai secondi, per cui era incombente il rischio di perdere il raccolto dell'anno. E questo non era un affare che riguardava solo zio e nipote, e allora tutta Mambrici, padroni e popolino, stava in angoscia. La siccità avrebbe portato carestia e questa altra fame, e chissà per quanto. Come si usa in questi casi, Don Andrea indossò le vesti del sommo sacerdote per una solenne concelebrazione dedicata a Gesù e Maria e a tutti i santi. Il popolo contava che una supplica fatta da tutti i preti del paese e dei villaggi schierati attorno all'altare maggiore sarebbe giunta meglio in cielo. Se il santo patrono, per antichissima tradizione, tra gli altri motivi era festeggiato per aver salvato il paese da un grave pericolo di inondazione a causa dell'intensa pioggia che miracolosamente si bloccò quando la sua statua fu portata in processione. Ora la situazione era inversa e bisognava ricorrere all'intercessione di un altro santo. La soluzione di quel grave problema di siccità a questo punto fu affidata a San Pancrazio. Al santo della pioggia, nella matrice era intitolata la buia cappelletta di fronte a quella del Santissimo, un posto di poco riguardo per un santo sul quale si faceva affidamento quando la caloria disseccava le terre. Da alcuni anni se l'erano quasi dimenticato. L'epilogo alluvionato, imprevisto e sgradito, per alcuni giorni paralizzò la vita di Mambrici e in tanti il massaro Possidonio Grasso, che era un mangiapareti, fu tra quelli più imbestialiti, rinfacciarono a San Pancrazio di essere esagerato, come a volte gli succedeva. Ci volle tutta la pazienza del rubizzo Don Andrea per placare l'ira di tanti fedeli e portarli in chiesa, stavolta per dire a San Pancrazio di darsi una calmata e per implorare ancora, zungete, zungete, l'intercessione del misericordioso santo protettore affinché ponesse fine alla nuova incombente minaccia. Senza dover portare il patrono in processione, che non soffriva di gelosia, assicurò Don Andrea, come era costume tra i santi, quei temporali di aria e di acqua dovevano finire e finire. E ora dobbiamo passare il microfono alla professoressa Lucia Ferrara, che avrà il compito di proporre, in un tempo purtroppo contingentato, non è un compito facile, devo dirvi, alcune riflessioni sul romanzo. Grazie. Entriamo in punta di piedi in questo mondo, nel mondo di Mambrici.
il mondo che Pantaleone Sergi ha dipinto a tinte forti, nitide, quasi scultura. È un paese nel quale si mescolano le realtà di ogni tempo e di ogni luogo, in particolare quelle della Calabria. Una Calabria che nella sostanza prende le mosse da questo puntino che c'è e non c'è sulla carta geografica. Una Calabria che vede al suo interno, in questo piccolo paese, tutte le realtà, dalle più positive alle più negative. È uno spaccato del mondo, di tutto il mondo del sud. È uno spaccato nel quale le classi sociali si guardano, si studiano e ognuna di loro cerca di mantenere le proprie abitudini di vita e le proprie tradizioni. Su tutto questo mondo si erge la figura del Dominus, di Don Florindo, il sindaco, la grande personalità paternalistica che vuole per il suo popolo il meglio, ma che pure sa quali sono i mali endemici di questo popolo. E accanto a lui si muove tutta una schiera di personaggi che rientrano in quella che l'autore chiama nobilume. E in questa parola io credo ci sia non certamente amore per una categoria di persone che guarda all'interesse personale, che non si cura assolutamente di migliorare lo stato di vita della popolazione, che non fa un passo verso il progresso, anzi lo teme, un nobilume che sta lì nella farmacia del paese, nella farmacia di Del Valle, e lì giudica, parla, sparla, ma non conclude. E addirittura non considera neanche tutto ciò che di doloroso capita, succede in questo paese. E per esempio, quelle figure che Pantaleone Sergi tratteggia con grande maestria, al lettore rimarranno impresse nel cuore e nella mente. Come potrà fare il lettore a dimenticare figure come Mela Panzanigra, la Malanova, colei che compie riti satanici, colei che alimenta le superstizioni dei poveri, dei reietti, dei diseredati, che preferiscono ricorrere a lei e alle sue arti, liberantis domini, invece che andare in farmacia? E d'altra parte, come avrebbe potuto il povero di questo piccolissimo paese se non godeva di nessun diritto e neanche aveva i mezzi per farlo? Però io vorrei sottolineare una cosa: al di là della povertà endemica, i poveri non si aspettavano niente e vivevano nei catoi e vivevano di briciole, e di quelle briciole si accontentavano. Avevano però innata nella loro anima una certa voglia di dignità, una certa voglia di non lasciarsi calpestare completamente, e lo dimostra chiaramente tutta una serie di fatti che accadono, come per esempio, a me piace ricordare, la figura di una ragazza la quale aveva ricevuto una proposta di matrimonio che si faceva allora da parte
dei pastori utilizzando uno zucco, diciamo, che era poi una parte dell'albero di castagno, con dei nastri, lo si metteva dietro la porta della ragazza. La ragazza all'indomani, aprendo questa porta, trovava questo messaggio che era già di per sé chiaro e accettava o non accettava questa proposta di matrimonio. Bene, per questa ragazza Adelina non fu così, perché la madre le vietò assolutamente questa svolta bella della sua vita miserrima, la chiuse all'interno della casa, le impedì di avere alcun tipo di rapporto all'esterno, e dopo 12 anni di questa vita la ragazza si uccise buttandosi nel fuoco. Cosa voglio dire? Voglio dire che le leggi sono terribili quando il mondo di cui si parla è privo di cultura, quando il mondo di cui si parla è costantemente subalterno a un altro mondo che invece è ricco, alla casa piena di ogni ben di Dio, che si permette il lusso di scaraventare dalle scale quei poveri che la domenica vanno a chiedere qualcosa per poter mangiare, che hanno paura che migliori la condizione di questa gente. E credo che ancora ci siano situazioni, chiaramente non di questo tipo, così oltranzista, ma ci sono ancora situazioni di grande squilibrio, di grande ingiustizia, che in qualche modo deve far interrogare la coscienza di ogni uomo, perché si cammini ancora meglio e ancora di più sulla strada della dignità, sulla strada della giustizia. E in questo contesto anche la Chiesa non ottempera pienamente ai suoi doveri, né si sente vicina ai diseredati, assolutamente. La figura, per esempio, di Don Andrea, il parroco di Manbrici, è di per sé esaustiva a questo proposito. Un parroco che celebra molto rapidamente, un parroco che aspira solo la domenica a essere invitato a pranzo dai signori in maniera da poter fare sfoggio della sua cultura, un parroco che non accetta, per esempio, la proposta di Federico, il nipote del sindaco, di voler aprire una scuola, e il sindaco stesso appoggia questa richiesta, addirittura una scuola per le ragazze. Sono cose dell'altro mondo, sono cose astronomiche. E quando il rappresentante del governo centrale riceve una richiesta di questo tipo, si fa le più matte risate. Mai e poi mai potrebbe sorgere una scuola in un luogo come quello. Il Novecento si affacciava ormai alle scoperte, il sindaco Don Florindo sa che ormai le scoperte scientifiche cambieranno la vita, ci sono già le prime penne stilografiche, ci sono già i primi lampioni ad acetilene, ci sono già quelle realtà che non possono più accettare che uomini e donne vivano nei catoi, non abbiano i servizi igienici, mangino quello che di poco viene dato a loro e lasciano che i latifondi rimangano incolti, purché loro rimangano sempre braccia da fatica. E ancora nasce la mafia, e la mafia è essenzializzata nella figura di Don Mimì Lupò. Don Mimì Lupò, che rappresenta la tracotanza e però rappresenta anche l'astuzia, un uomo che da campiere diventa confidente, amico dei nobili, perché ci sa fare, perché offre loro danaro e addirittura metterà a posto una cappella, quella di San Michele Arcangelo, il quale ha combattuto contro il demonio, e lui invece combatte per il bene di Manbrici.
La mafia farà degli omicidi, lui cercherà di utilizzare questi omicidi a suo uso e consumo, e alla fine però anche qui la storia offrirà il suo conto. Grazie davvero, è stata una sintesi insomma difficilissima, ma molto, molto apprezzata. Ora l'autore ci tiene a precisare, ne parlavo poc'anzi, che questo è il suo primo romanzo, e tuttavia noi dobbiamo dire sì, forse il primo romanzo, però Pantaleone Sergi è già noto ai lettori, è noto al pubblico, non solo meridionale, per altre importanti esperienze editoriali. La patria di carta, che racconta l'esperienza di un quotidiano in Argentina, che era proprio la patria degli italiani, dice la terza patria di carta, gli anni dei basilischi, cioè una ricostruzione di quella che è la criminalità organizzata nella Lucania, stampa migrante. Pantaleone Sergi è conosciuto anche per la sua feconda e prestigiosa attività di giornalistica, sia come inviato di Repubblica, sia come fondatore e direttore del quotidiano della Calabria. E di giornalismo si è interessato anche presso l'Università della Calabria, dove ha assunto l'incarico di docente di storia del giornalismo. Ora capirete che non è compito del moderatore, non lo è davvero, cioè non sarei comunque attrezzato, la professoressa è stata egregia invece in quello che ha fatto, chiarire, indagare se questo romanzo affonda le radici nella migliore tradizione narrativa calabrese, Malvaro, Perri, Strati, La Capa, Seminara, Repaci e ancor prima sicuramente anche Padula e Misasi, o se piuttosto abbia delle affinità, come anche si è scritto, con capolavori come Il Gattopardo o Cent'anni di solitudine. La critica, per la verità, ha cominciato a approfondire quello che comunque viene unanimemente riconosciuto come un caso letterario, e ha dato, poi, tra l'altro come compito anche della critica, soluzioni articolate. Io da lettore, da semplice lettore, come un po' tanti di voi, posso dire che ho trovato questo romanzo, Liberandis Domini, un'opera davvero affascinante, accattivante sin dal titolo, se ci pensiamo, e anche dalla premessa. C'è un'avvertenza per il lettore che è una premessa e che a me pare anche una promessa. E devo dire che è una promessa che l'autore ha mantenuto fino in fondo. Le pagine scorrono davvero piacevolmente, complice anche un lessico raffinato, ricercato, ma al tempo stesso sorprendentemente fluido. Sebbene le tematiche trattate, lo abbiamo sentito poc'anzi dalla professoressa, non sono delle tematiche frivole, sono tematiche che investono e travolgono il lettore. Lo interrogano davvero in maniera molto seria. Stiamo trattando delle misere condizioni economiche e sociali di un piccolo paese nella periferia, nell'estrema periferia della nostra penisola. Stiamo trattando di una classe dirigente chiusa, senza orizzonti, assente, di un clero che è ripiegato su se stesso e che non è in grado di dare speranza né a sé né ai fedeli. Di una delinquenza organizzata che preme, che cerca di condizionare lo svolgimento della vita sociale e anche dell'attività delle istituzioni locali. E tuttavia il romanzo, che si svolge, dicevo, prevalentemente in questo ambiente, che sembra un ambiente chiuso, non rimane ostaggio di questo ambiente. Alza lo sguardo oltre. E nonostante i drammatici eventi che pure registreremo, introduce semi di speranza. Un seme di speranza è stato
dalla professoressa Ferraro prima indicato, a me piace anche ricordarlo questo. Sembra che un'era si chiude passando il testimone alla nobile figura di un giovane, Federico, che probabilmente in altri luoghi, almeno così a me piace immaginare, farà tesoro di quei sani principi dai quali è animato. Ora attenderemo poi il seguito di questo romanzo e ora la parola all'autore. Mi alzo per vedervi, non per farmi vedere. Vi confesso che sono un po' imbarazzato perché più che una presentazione del libro, mi sembra tanto una celebrazione. E quindi in questi casi uno deve stare attento, ci stanno celebrando in vita ed è pericoloso, no? Ma al di là di questo sono davvero felice di essere qua perché Leonardo Iamundo ha ricordato alcuni miei passaggi di libri, eccetera, ma ha dimenticato di ricordare un libro particolare che inizia con una scena drammatica avvenuta a Taurianova. Quindi è arrivato nel 1991, vicende tragiche hanno riguardato questa bella cittadina. Ma al di là di questo sono io orgoglioso di essere qua e l'ho chiesto io di essere qua. Ho insistito io presso l'amico Giosuatte Pangallo perché mi organizzasse una presentazione al Taurino di questo libro. Ho insistito io con la professoressa Ferrara perché si facesse questa presentazione. Allora sono grato a entrambi, sono grato anche veramente all'amministrazione comunale di Taurino. Sa perché, sindaco, non è un piaggeria tanto io e lei, non ci siamo conosciuti oggi, quindi non è questo il problema. Ma sa perché? Perché è difficile organizzare in un paese della Calabria, in una cittadina della Calabria, 3 giorni così intensi di cultura. E nei nostri paesi, no, fare un'iniziativa di questo tipo, con presenza, contemporanee presentazioni di libri, quindi investire sulla cultura, io penso che sia la moneta migliore per potersi riscattare da una situazione di sudditanza che abbiamo comunque e sempre nei confronti di altre realtà del nostro paese. Per questo io, sindaco, davvero la ringrazio, ringrazio lei, ringrazio il vice sindaco Carmela Patrizio, ringrazio Luigi Mamone, ringrazio l'organizzatrice Federica Legato, non perché avete ospitato me, ma perché avete organizzato davvero questa bella iniziativa che vi rende grande, grande onore ed è importante. Intanto un commento iniziale vorrei farlo sulle letture che sono state fatte. Vi posso dire che mi hanno restituito più dell'atmosfera che io ho cercato di dare alle mie parole. E sentire, per esempio, Luigi, vabbè, Luigi non dico niente, Luigi, tanto ci conosciamo da tanto tempo, no? Ma sentire Maria Luisa, Maria Rosa, perdonatemi, non ci vedo bene, leggere le mie parole con quel sentimento, le ha rese più belle, le confesso, io la ringrazio per questo, lei mi ha restituito cose che io forse ho pensato, ma che non pensavo di avere reso così magistralmente, addirittura le ha musicate, quindi figuriamoci, quindi è molto importante per me. Vedete, questo libro nasce all'altezza di vita avanzata, questa è la mia terza vita se vogliamo. Ho fatto il giornalista, ho fatto il docente universitario, arrivato settantino, dico, mo che faccio? Ho cercato, avevo in mente tante cose che mi frullavano, tante storie che mi frullavano in testa e potevo renderle, sì, potevo pure scrivere ancora un saggio sull'emigrazione, perché qui si parla di emigrazione, un saggio sulla Calabria, di antropologia sulla Calabria a cavallo tra 800 e 900, ma non mi bastava. E allora, un po' per presunzione, un po' per il resto, mi sono cimentato nel romanzo, perché il romanzo dà più libertà, il romanzo ti consente di anche di fare
di fare voli che scientificamente, scrivendo di storia o scrivendo di sociologia o di antropologia, non puoi fare, anche se qui c'è molta storia, molta sociologia, molta antropologia, però non mi consentiva di raccontare anche una bella storia d'amore, come è stato evidenziato dalla professoressa Ferrara, che l'ha accolto bene questa cosa, è una storia bellissima, drammatica e bella. E allora dico, scrivo un romanzo che mi è costato, non so se poco o molto, mi è costato tre anni e mezzo di lavoro. E sapete perché mi è costato tanto? Non perché le parole non venivano fuori, ma perché io ho cercato di fare un romanzo di scrittura. Il romanzo di scrittura ha bisogno di una lingua. Lo scrittore si distingue, io non sono uno scrittore, non mi qualifico ancora scrittore, ma lo scrittore è riconoscibile per la storia che racconta, ma anche per la lingua con cui la racconta. E credetemi, la costruzione della lingua di questo romanzo è costata 7, 8, 9 mesi di grande lavoro. E parlando di lavoro, dico che significava studiare vocabolari, storici calabresi, pugliesi, siciliani, lucani, eccetera. Io per 8 mesi, mediamente 8 mesi, ho lavorato per fare una lingua tutta mia, riconoscibile. Ora, voi dite, ma perché tu non sapevi scrivere? Sì, dicono pure che scrivessi bene in italiano quando facevo il giornalista, ma la lingua giornalistica serve per raccontare fatti, episodi, eccetera. Non basta, non ha la portata per raccontare una storia, grande o piccola che sia. E allora io ho lavorato prima sulla lingua e poi sulla storia. La storia mi veniva bene, mi sorgeva pronta, eccetera. D'altra parte, l'avvocato Iemundo vi ha detto della questa premessa al lettore, ma non vi ha detto cosa c'è scritto nella questa avvertenza al lettore, non ve l'ha detto, ha detto che c'è, ma non ha detto che cosa c'è scritto. Io dico che questo è un romanzo copiato. Io l'ho trovato sbrindellato, con mancanza di frasi, di parole, eccetera, e l'ho ricostruito. Sapete, ho fatto un lavoro proprio come fanno, posso dire, gli archeologi, no? E io ho fatto questo tipo di lavoro. E allora qui dentro ci sono storie vere e storie inventate, tante storie vere e tante storie inventate. La storia più inventata, la storia più inventata è la storia vera. La professoressa Ferrara vi ha raccontato della bambina scimmia. Bene, nasce questa bambina, allora questo paese, immaginate un paese della Calabria agli inizi del Novecento, è nata la bambina scimmia, la moglie del carbonaio, è nata la bambina scimmia. Come la bambina scimmia? Sì, una bambina scimmia, una bambina. La preoccupazione intanto qual era? Se ha la coda, vabbè, ce l'ha la coda, se lo chiedeva, ma nessuno lo sapeva mai. Vabbè, ma pensate, questa storia che sembra la più fantastica, la più spiritosa, forse è una storia reale, è una storia che io non ho copiato, ma ho preso da un giornale della Calabria d'inizio Novecento, una storia avvenuta in un paese che si chiama Simeri, in provincia di Catanzaro, no? Della nascita di questa vita. E così tante altre storie. La storia, per esempio, che non è stata qui citata, di uno dei giorni fatali di questo racconto, in cui il vulcanetto si irrita e manda zampilli, eccetera, è una storia vera, accaduta a Nicastro, per dire. Perché io cerco di trasportare in maniera narrativa e incorporandola in questo mio romanzo. Lo stesso Federico, io mi ispiro a un personaggio reale e vero che alla fine dell'Ottocento fondò in Brasile, mentre io colloco la fondazione di un paese immaginario in Patagonia, no? Fondò un paese in una
una colonia italiana in Brasile, una colonia ispirata a principi anarchici, tanto per dire. Io invece, che ho studiato la prima delle città del Duce, l'ho collocata in Patagonia e ci ho costruito attorno a tutta una storia. Quindi, come vedete, questo è un libro fatto di tanti, come potete immaginare, non vedere perché non avete letto il libro, io spero che qualcuno di voi lo legga, è un romanzo in cui ci sono tante storie, ma non è difficile poi trovare la storia delle storie. E qual è la storia delle storie? È la storia corale di cui parlava Raimondo, è la storia in pratica di un popolo, è la storia di questo paese, di questa Macondo, chiamiamolo così, calabrese, no? Dove non c'è il magismo, non c'è il magismo di Marquez, ma c'è il magismo calabrese, che è tutt'altra cosa, le magare, i maghi, insomma, tutta questa gente qua. E allora io ho cercato di costruire la storia di un popolo che ha dei riferimenti storici ben precisi, perché questa storia, guardate, si svolge dal Natale del 1900, Natale 1900, ultimo anno del secolo, fino al 5 settembre del 1905, col terremoto che in sostanza fece piazza pulita dei nostri paesi, qui soprattutto nella piana di Gioia Tauro, ma anche nella mia immaginaria Macondo. Ecco, in questo teatro si svolgono mille storie, storie d'amore, storie di violenza, perché lei, la professoressa Ferrari, vi ha raccontato la parte bella della storia d'amore tra Federico e Caterina, ma Caterina è una donna di quel tipo importante all'inizio del Novecento, è una donna che ha subito una violenza, no? Che ha subito una violenza e che poi si riscatta e che ha turbamenti nel momento in cui si innamora di questo Federico e supera, per l'amore di Federico, supera quella sua diciamo ritrosia, quel suo trauma che si portava appresso da tanti anni, perché era stata violentata da bambina. Quindi, come vedete, e poi ci sono altre storie belle d'amore. Il primo amore di Federico è dolcissimo, no? È una ragazza che aveva le sette bellezze, come si dice qui da noi. Quindi in tutto questo teatro, in questo mondo si svolgono tante storie, in cui che cosa avviene? Avviene quello che qui è stato ricordato. C'è un incipiente socialismo, c'è un incipiente mafia. Una mafia proprio incalzante, violenta, rozza, ruspante, tutto quello che volete. C'è una borghesia agraria sparente, le situazioni che la Macondo che io immagino e che somiglia a tutti i paesi della Calabria. Per questo io dico, vabbè, è un paese che non ha una sua geografia, che non ha le sue coordinate geografiche, ma dove tutti ci possono arrivare, perché tanto sono tutti uguali i paesi della Calabria d'inizio Novecento. Ecco, in questa Macondo avvengono tutte queste cose che in pratica dipingono, vogliono, intendono, tento di dipingere quelle che era la realtà sociale, la vita nei paesi della Calabria di quegli anni. Per questo io dicevo in altre occasioni, ma adesso me ne pento e tronco prima, questo romanzo nasceva come il primo di una, prima era una trilogia, poi una quadrilogia, no? Che voleva raccontare la vita di questa Macondo in tutto il Novecento fino ai primi anni del Novecento, per vedere in pratica cosa cambia. E sapete, vi dico, non cambia niente. Cambia proprio niente, quello che avveniva all'inizio del secolo avviene, del Novecento avviene all'inizio del 2000, non ci sono problemi, almeno nell'immaginario di quello che io scrivo. È chiaro, poi ci sono situazioni ben distinte e diverse. I protagonisti della storia del Novecento sono gli stessi protagonisti, che si chiamano diversamente se volete e che magari hanno ruoli diversi di quelli di inizio Novecento.
il socialista che diventa magari squadrista, diventa e poi favorisce quello che invece era un liberale, diventa sindaco a podestà del paese, il prete che continua ad avere ruoli ambigui, la mafia, le cose, accompagnano la vita di questo paese per tutto il secolo. Ora, credetemi, io non amo, proprio perché non, addirittura non dico che mi dà fastidio, ma lo accetto con difficoltà quando mi presentano e mi dicono giornalista, scrittore, no? Essere scrittore è una cosa difficile, una cosa complicata, non amo mettermi le penne del pavone, ma questo romanzo che è stato definito un romanzo maestoso, e la maestosità di questo romanzo sapete in che consiste? Proprio nel racconto di queste vicende che riguardano questo paese. Che cos'è questo paese? È un paese miserrimo, è un paese dove su 100 case basse si stacca la casa palazziata del Massaro, e poi c'è quella dei 4-5 nobili che sono una cosa, sono delle piccole regge che potrebbero starci bene magari nella capitale a Roma o nella vecchia capitale borbonica a Napoli. Quindi per dire, e in questa realtà chi vive? Vive gente che ogni giorno lotta per sopravvivere, perché non sa che cosa l'aspetta l'indomani. E allora la vita del paese dove si concentra? Si concentra nella farmacia. La farmacia che è consiglio comunale occulto, che è loggia massonica, che è centro di ricerche, che è diciamo... circolo culturale, circolo dei nobili, che è tutto. Penso che anche a Taurianova fosse così all'inizio del Novecento, non ho dubbi che fosse così all'inizio del Novecento. Con personaggi strani, personaggi, l'intellettuale di turno che sa tutto, che pure ha studiato e che di religione, Don Nicolino, che è di religione protestante, è l'unico di religione protestante nel paese, che però pure lui è lo seguente dei santi del paese, non si sa mai poi che cosa succede, e quindi tutte queste situazioni. Io ho cercato, credetemi, e non so se ci sono riuscito, di fare, gli spagnoli dicono una mescla, una miscellanea, traduciamola così, ma miscellanea nostra non rende, e neppure purri, poi è negativo, no? Una mescla, che è una fusione di più elementi che vanno dalla verità storica, che, come vi dicevo, questa ha delle coordinate storiche, qui si narra quando ammazzarono il re a Monza, pure per dire, dici, ma lo sappiamo tutti, sì, ma bisogna vedere come è arrivata la notizia in un paese della Calabria all'inizio del Novecento, e ho cercato di raccontarla, dove c'è il terremoto, e sono coordinate storiche ben precise, dove in sostanza io lego alle vicende storiche nazionali e mondiali, anche quelle migratorie, lego la storia di questo paese alle vicende più generali della Calabria e dell'Italia. Ecco, ma questo mi consente, un po' come diceva Iamundo, di volare diversamente, di non concentrarmi su questo microcosmo, che pure è un microcosmo dove si concentrano un po' tutte le problematiche sociali, di vissuti umani, eccetera, del racconto che ho fatto, ma mi consente anche di raccontare quello che avveniva oltre il ponte scricchiolante di legno che poteva cadere da un momento all'altro, quel ponte che portava sulla strada Reggia, che era una cosa importante, eccetera. Ecco, vedete, io ho cercato di raccontare la Calabria, soprattutto più che i personaggi, anche se poi la Calabria è rappresentata dalla sua gente, e allora avevo bisogno di raccontare anche queste persone. Mi hanno detto che c'è molto... questo romanzo, in ogni presentazione c'è un nome nuovo che si aggiunge, dice somiglia, dice prende da somiglia, eccetera, eccetera. Stasera abbiamo trovato pure Sciascia, quindi tanto per dire, no? È stato, c'è molto Manzoni, sì, c'è molto Manzoni,
c'è Manzoni perché? Perché c'è questa avvertenza al lettore, che è un escamotage, diciamo, retorico per introdurre il libro, un po' come ha fatto Manzoni nei Promessi Sposi, che dice: ho trovato il manoscritto e volevo copiarvelo, poi invece l'ho riscritto io. Io invece no, io sono fedele, ho copiato quello che c'era scritto. Due, c'è molto García Márquez. Ma sì, c'è García Márquez, se vogliamo, c'è per questa invenzione letteraria che ormai non è una cosa dell'altro mondo, del paese immaginario in cui si svolgono le storie, eccetera. E un po' perché hanno confuso il magismo calabrese con quello sudamericano, che è tutt'altra cosa, insomma, diciamolo con molta chiarezza. Tre, questo è un romanzo che si muove a metà tra il Macondo e il Gattopardo. E dice: il Gattopardo che c'entra? Ma io stesso, a posteriori, dico, riflettendoci, dico sì, forse sì, perché c'è questa borghesia che si sta sbriciolando, e c'è soprattutto il ballo. Ora, tutti quanti avete visto il film di Luchino Visconti, mi pare, no? Con la bellissima Renderoni e Claudia Cardinale, avete visto questo film meraviglioso, e tutti avete in mente il famoso ballo di Capodanno, no? Che è sontuoso, che è bellissimo, e in un certo senso, vedete, c'è un ballo qui descritto nel passaggio di fine anno, di fine secolo, e io racconto questo ballo in cui si incrociano gli sguardi tra i due protagonisti, Federico e Caterina, eccetera. E io ho vestito non Caterina, la futura moglie di Federico, ma la cugina di Federico, una pazzarella diremmo in sostanza, una roba così, l'ho vestita come Claudia Cardinale, e ho descritto questo vestito di organzina rossa, eccetera eccetera, l'ho descritta così bene, con le scarpette pure, con le cose. Anche questo mi è costato 2 mesi di fatica, onorevole, per vestire questa ragazza ci ho messo 2 mesi, e quindi diciamo sì. Allora c'è questo riferimento, c'è riferimento alla letteratura meridionale, dall'Allende, a Paolo Coelho, eccetera eccetera. Sì, metteteci tutto quello che volete. Molti, dico, gran parte degli autori che mi hanno citato io manco li avevo letti, quindi dico, beh, non mi sono potuto ispirare a loro. Se devo essere sincero, c'è uno scrittore calabrese a cui mi sento più vicino, ma per l'impegno sociale che ci ha messo nelle sue pagine, e questo è Fortunato Seminario, non Alvaro. Alvaro è descrittivo, ora io uso molto particolari, molte descrizioni eccetera, però Alvaro intanto è irraggiungibile, e poi in secondo luogo non è nelle mie corde, voglio dire, no? Ma mi sento più vicino alla narrazione di Fortunato Seminario, intanto perché era essenziale e pratico, immediato eccetera, al di là della scrittura, perché come vi dicevo inizialmente ogni scrittore cerca di avere la propria riconoscibilità attraverso la sua scrittura, originalità eccetera. Allora, a proposito della scrittura, una persona che io non ho visto, ma perché non vedo, e che aspettavo questa sera, che si chiama Antonio Orlando, ha fatto la più bella recensione secondo me su questo mio libro, perché è entrato dentro, e allora lui ha detto a un certo punto che io ho dato nobiltà al dialetto calabrese e che l'ho reso lingua letteraria, Ora io non abbondo di termini calabresi nel romanzo, ce ne sono, è infettito di termini calabresi, ma non abbondo, non c'è quella che i linguisti chiamano superfetazione, cioè un'abbondanza inutile di terminologia calabrese. Io non scrivo in calabrese come Camilleri per esempio scrive in siciliano, in maniera bellissima, però io non scrivo in calabrese, anche perché non saprei scriverlo. Ho cercato invece di mettere nel parlato, molto spesso, se io faccio parlare lo spazzino, lo posso fare parlare come il sindaco, ingegnere, cavaliere, non posso farlo parlare allo stesso modo. Non posso farlo parlare, io posso parlare il sindaco come me la Magara. E allora sicuramente per Don Florindo utilizzo un linguaggio, una lingua
più italiano, anche se ha delle cadenze sintattiche calabresi, ma lo faccio parlare in italiano. A me la lamagara non posso farla parlare in chiaramente. Allora, ma io molto, racconto sempre nelle presentazioni questa differenza. È nata la bambina scimmia. Allora me la lamagara va ad annunciarlo al sindaco Cavaliere Ingegnere e gli dice: affigliato Caterina Pugliese ed è nata una scimmia. Quello la guarda e dice: ma che vai dicendo di prima mattina, vieni qua a rompermi l'anima? Dice: e poi che vuoi che importi a me, no, che ha partorito Caterina Pugliese? Ecco, nella differenza tra partorito e figliato c'è la differenza di classe sociale, che naturalmente all'epoca era più evidente. E soprattutto non ho utilizzato le parole calabresi così per divertimento, ogni tre righe ci metto una parola calabrese perché è elegante e perché è così. No, ho utilizzato il termine calabrese, primo perché doveva essere comprensibile nell'italiano, incorporato nell'italiano, uno dice non si disturba, lo trova bello, e poi perché era insostituibile. Perché voi sapete benissimo che alcune nostre parole, in italiano deve fare una perifrasi per spiegare che cosa significa. E allora io ho utilizzato, esatto, sono vocaboli mirati al punto giusto e al momento giusto. Mi dicono che ci sono riuscito, è la cosa, come dice Antonio Orlando, ma come ha detto altri studi, persone che sono occupate del mio libro, la cosa mi rende notevolmente orgoglioso. Questo è il libro, è un libro che parla della Calabria, di qualsiasi paese della Calabria all'inizio del Novecento, con i suoi problemi, con i suoi odi, con i suoi amori, con le sue problematiche sociali, politiche, economiche e anche di legalità. Grazie a tutti e spero che qualcuno di voi abbia la bontà di leggere una pagina.